Partiamo dal luogo che ospita questa mostra, che ha anch'esso, insomma, molto particolare. Sì, è stata una felice intuizione, perché attraverso queste tre ex carceri di Palazzo Pretorio sono state ospitate 1200 medaglie di una importante collezione dei collezionisti storici aretini, che rappresentano uno dei più importanti musei del medagliere napoleonico in Italia. Le tre carceri sono state ristrutturate, rimaste nella loro forma originale, e credo che il sistema museale di Castiglione Fiorentino, grazie a questo nuovo innesto così importante, ha avuto una nuova offerta e una nuova opportunità anche per i nostri visitatori. Quanto rimarrà aperto e quali saranno anche le modalità per poter visitare la mostra? Abbiamo fatto un accordo pluriennale, quindi il medagliere è fruibile al pari di tutte le altre strutture del sistema museale di Castiglione Fiorentino, quindi non avrà un arco temporale breve, anzi contiamo di poterlo rinnovare negli anni, perché va a implementare una collezione che dagli Etruschi arriva fino all'era napoleonica. Qui, proprio vicino a lei, in questa teca, c'è uno dei pezzi più curiosi, insomma anche più preziosi della collezione. Sì, si dice che questa medaglia in particolare rappresenta la presa della Bastiglia ed è stata realizzata con lo stagno delle inferriate della Bastiglia stessa. Insomma, veramente intrisa di storia, mi verrebbe da dire. Eh sì, qui c'è un pezzo di storia francese, un pezzo di storia napoleonica e sicuramente tanto fascino per questa passione che in Europa e nel mondo accomuna tante città. Castiglione Fiorentino è una quindi delle città napoleoniche. Quanto conta Castiglione Fiorentino sul turismo, anche ovviamente soprattutto culturale? A noi ce la mettiamo di tutta e credo, definisco il turismo come una canoa dove dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Remano con noi i collezionisti storici aretini con il loro medagliere, remano tutti coloro che portano visitatori al museo di Castiglione Fiorentino, remano tutti i ristoratori che potranno presto, speriamo, lavorare in santa pace senza tante limitazioni, e ovviamente tutte le strutture turistiche ricettive, in particolare gli agriturismi, che secondo me, tra le altre cose, rappresentano la più alta forma di isolamento sociale che si può offrire in questi territori.